Ha ucciso per 500 euro Giorgio Palmieri, 66 anni, torinese, pregiudicato per un sequestro di persona anni fa, confessa, e chiude il cerchio sul giallo di Caselle Torinese. E il convivente della ex domestica di Casaglione, ora è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili abietti motivi. Ho agito da solo, ha detto agli inquirenti che stanno ancora verificando la sua versione e il coinvolgimento della Colf, Dorotea De Pippo, licenziata qualche mese fa perché secondo il figlio Maurizio aveva rubato una collana della madre. Persona che ha un'attività lavorativa precaria, eh, che alternava momenti di lavoro a momenti di assenza di lavoro o piccoli lavoretti, che era conosciuto, che aveva conosciuto eh, questa famiglia eh, non solo perché... Convivente della collaboratrice domestica, ma perché per quella famiglia aveva fatto dei lavoretti, alcuni lavoretti, alcuni sì. lavoretti di manutenzione, insomma. Secondo la sua ricostruzione, Palmieri venerdì scorso si è presentato nella villetta di Via Ferrari con la scusa di spiegare il perché non avesse ancora restituito i 500 euro che qualche mese prima i coniugi a Lione gli avevano prestato. La coppia gli offre un caffè. Poi un diverbio per motivi ancora da chiarire lo fa scattare. Uccide prima Claudio Aglione, che tenta di difendersi, poi la moglie. Incontra l'anziana madre di lei mentre scende le scale. È una testimone, ammazza anche la donna, poi scappa. L'arma è un tagliacarte che sempre Palmieri dice di aver preso prima di entrare in casa e che non è ancora stata trovata da casa. L'uomo ha detto di aver portato via 100 euro. Si libera della tazzina, del cucchiaio e della zuccheriera dove ci sono le sue tracce. Quegli oggetti sono stati rinvenuti ieri mattina dal figlio della coppia Maurizio mentre portava in giro i cani. È stato lui per 48 ore il principale indiziato del triplice omicidio, ha raccontato i suoi spostamenti, era in vacanza con la fidanzata. Mi sono sempre fidato del lavoro degli investigatori, ha detto Maurizio, il suo avvocato, saputa la notizia del fermo, del killer, dei suoi genitori. È stato individuato l'autore dell'omicidio, ma l'indagine non è ancora conclusa, hanno detto gli investigatori poco fa, in conferenza stampa.